tramite te. Il mio editore è YouTube, DVB. Dopo molto riuscì a capire che il testo diceva: noi ci dobbiamo esprimere tramite te. È stato deciso prima della tua nascita. Non ti devi sforzare di riceverci, né di rifiutarci. Tutto avverrà naturalmente se, quando ti chiameremo, dimenticherai te stessa. Dapprima Sorgisa fu certa che era stata lei a scrivere quelle parole. Poi convenne che era impossibile perché non aveva mai pensato a ciò che quelle parole descrivevano. Salì all'ultimo piano del convento e si rifugiò nella biblioteca. Le sembrava che quello che era da poco accaduto, sopra ogni altro, era l'episodio più importante della sua vita. E adesso sapeva che doveva allontanarsi, ma senza mai cedere alla rabbia, ogni volta che le consorelle l'avessero costretta in situazioni poco spirituali, ora più che mai. La mattina successiva, mentre andava al mercato per la spesa del convento, le venne un'idea che anche questa stimò non sua. La studiò per tutto il tragitto fino al mercato. L'idea era che doveva essere pronta a scrivere un giorno a settimana, sempre nello stesso giorno e alla stessa ora. Fino a quell'idea, Suor Gisa aveva camminato un po' curva e con gli occhi incupiti, ma dopo l'accettazione di questo ordine, si infilò tra le bancarelle del mercato con una dignità regale. Sì, da quel momento avrebbe ubbidito a quella voce. Lei sarebbe stata religiosa a modo suo. Dopo qualche mese che scriveva nel silenzio della sua cameretta, alla stessa ora e nello stesso giorno, il contatto con la voce si era sviluppato e Suor Gisa ricevette una scrittura che poi seppe si chiamava automatica. Le parole della scrittura non erano più unite l'una all'altra, ma erano scritte in versi e in un linguaggio antico.